Giri Ferro Team, siamo arrivati all'ultima tappa di Miss Venice Beach 2020. Nostra, grandissima. Il nostro più grande capo che è l'ultima tappa, 10 anni che porto Cette. Basta. È il decimo anno di Cette, forse finiremo prima o poi. Sì.
Venice Beach 2020, decima edizione, quarta tappa, Piazzale Europa, Rosolina Mare, conduce Elisa Bagordo. E buonasera di nuovo! Quante volte avrò detto buonasera questa sera? Ma cosa fate lì fuori? Venite dentro a sedervi, c'è posto per tutti, accomodatevi! Non aspettiamo altro che vedervi in prima fila ad applaudire le nostre Miss in concorso. Ve l'ho detto prima, decima edizione, è un orgoglio per noi, siamo arrivati a spegnere 10 candeline, un evento tra Città e Sapore e Miss Venice Beach che copre tutto il territorio, tutto il litorale del Veneto, da Bibbione fino al Delta del Po. Questa è l'ultima tappa di selezione, se ne sono iscritte in tantissime di ragazze, oltre 120. Non tutte hanno potuto partecipare, solo 5 per tappa hanno passato il turno, ma ci sono altre 5 fasce extra. Quindi ragazze, non disperate, anche a voi 5 passeranno, le altre 15 hanno la possibilità di vincere una delle 20, delle 5 fasce extra messe in palio dai nostri media partner. Ragazze, andate a prepararvi perché la serata inizia adesso! Un applauso, io richiedo sempre a tutti di applaudire! Qui fischio, ok, bip 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 bip, ecco è il bip bip del di cosa? Boh, non lo so, non mi viene, lo sistemate ragazzi questo fischio? Allora, volevo salutare prima di tutto la nostra bellissima giuria, alcuni di loro li abbiamo già conosciuti, Luca Crepaldi, il nostro giornalista del Gazzettino, nostro media partner da 10 edizioni, benvenuto. Luca, tu non te ne sei persa una di queste edizioni, eh? Neanche una. Arriveremo a 100. Ecco, io spero di reggere, insomma, perché le edizioni sono tante, però in qualche modo ce la faremo. L'assessore Anna Frasson, hai un sacco di cariche alla cultura, all'istruzione, alla comunicazione, al marketing. Ti diverti, insomma, hai il tuo bel impegno in questa località di Rosolina, insomma, hai tanto da fare. Complimenti, ben arrivata. Per Consorzio Sigillo Italiano, il nostro referente, come Alessandro Mazzenga. Io, per me tu sei l'uomo tuttofare, non sei né direttore, non sei presidente, non sei, ma sei il mio tuttofare di Consorzio Sigillo Italiano. Senza di te non potremmo stare. Grazie di essere in giuria con noi. Presidente di Associazione Culturale Olimpia, Lorena Di Vari, organizzatori della serata, grazie. E poi responsabile marketing, il nostro Matteo Favaro di Campello Motors, ben arrivato. Prima volta in giuria anche per lui, però la votazione è semplice, dobbiamo votare per 3 criteri le nostre Miss, quindi la prima uscita è quella della presentazione, quindi andiamo a conoscere le nostre concorrenti un po' per volta, ovvio che c'è il primo impatto, la bellezza ce l'hanno tutte, andiamo a cercare qualche caratteristica in più che le distingua una dall'altra. Seconda votazione, sempre dall'1 al 10, è quella del portamento, quindi le ragazze sfileranno con un abito elegante e quindi giudicheremo la loro passerella come delle vere mannequin a Milano, della moda. E la terza votazione invece è con i costumi, con i bikini di voi sola, dove faranno una posa fotografica. Ecco perché in tutte, insomma, le nostre attività cerchiamo sempre di creare quello che sarebbe un casting tipo, dove le nostre modelle dovranno partecipare per poi guadagnarsi il lavoro. Quindi la presenza, devono essere belle, brave, simpatiche, talentuose, devono saper sfilare, quindi devono avere portamento e devono anche saper posare. Ringrazierei anche i fotografi di questa sera, perché non solo le Miss sono in concorso, ma anche Flavia Paronetto e Nicola Bovo, eccoli qua, a destra e a sinistra delle telecamere in diretta di GD Ferro Team e GD Ferro Blog. Seguiteci, c'è la nostra, eccola qui, la vedo, io saluto anche la nostra inviata Giulia Urbinati, che vedremo poi sul palco. Siete pronti a conoscere le nostre Miss? Applauso! Un po' di più, tutti voi lì fuori, venite, è gratuito, venite a sedervi, state comodi, potete entrare, non vi mangia nessuno, sedetevi, assaggiate i nostri prodotti del territorio e poi vi aspetto qui seduti sull'anfiteatro di Piazzale Europa, Rosolina Mare. Iniziamo allora con la prima Miss in gara, lei si chiama Aisha Trevisiol, arriva da Eraclea, 1,63 m, 16 anni, del Pesci.
in bocca al lupo e ci vediamo più tardi nelle altre uscite. Grazie Isha. Numero 2, Laura Nervo, 1,63 m, 18 anni, del segno del toro, arriva da Treviso. Presentata, io ti faccio un grande in bocca al lupo e ci vediamo più tardi. Grazie. Buona continuazione. Numero 3, Erika Rizzo, 1,65 m, 18 anni, del Toro, arriva da Solesino, in provincia di Padova. Ci vediamo più tardi. Grazie. Grazie Erika. Proseguiamo con la numero 4, Giulia Farber, 1,65 m, 19 anni, dell'Acquario, arriva da Mestre.
Va bene. Ci vediamo più tardi. Grazie, cara. Proseguiamo con la numero 9, Lucrezia Piccinno, 1,68 m, 17 anni, della Bilancia, arriva da Sottomarina. Buona continuazione. Numero 10, Carlotta Callegaro, 1,70 m, 17 anni, della Bilancia, arriva da Padova. Ci vediamo più tardi. E adesso volevo farvi vedere colei che l'anno scorso ha calcato questa passerella dopo di me, ma ha vinto la corona, ed è con noi Miss Venice Beach 2019, Giulia Gioia. Gabriele Urban della Fornasotta, grazie a Promo Vetro, cristallo e foglia d'oro, e poi anche lo scettro. Aspetta, guarda, non voglio, perché è bello pesante, eccolo qui, questo è lo scettro che è stato realizzato da Gabriele Urban con la Fornasotta, murrina rossa, foglia oro e argento, per la decima edizione di Miss Venice Beach. Insomma, un premione, una grande responsabilità. Tienilo stretto. Ecco, poi ti faccio fare una sfilata senza impegni. Ok. Va bene. Com'è vivere qui sul palco? L'anno scorso non avevi nulla in mano, eri qui come loro. Nulla, né lo scettro né le due cose. E come ti sei presentata l'anno scorso? Mi sono presentata con molta grinta, era la seconda volta che venivo qui a Rosolina ed è stata un'emozione grandissima, e soprattutto adesso ritornare con la corona e lo scettro ancora di più. Bene, brava! E poi l'abbiamo vista anche ballare, è diventata la punta di diamante nella nostra corpo di ballo S Dance Company. Complimenti, sei stata proprio brava. È stata un'esperienza fantastica. Sono contenta che ti sia piaciuta e ci vediamo più tardi. Buona continuazione anche a te. Proseguiamo con la numero 11, Claudia H, 1,71 m, 19 anni, del Toro, arriva da Adria Rovigo. In bocca al lupo, ci vediamo più tardi. Numero 12, Maila Lizziero, 1,72 m, 20 anni, a dell'Acquario, arriva da Borgo Veneto, in provincia di Padova. Sei stata simpatica. Numero 13, Anastasia Nicoletti, 1,72 m, 16 anni, della Bilancia, arriva da Padova.
vostro. Va bene. Numero 14, Saira Bongu, 1,73 m, 19 anni, dei gemelli, da Padova. Saira, ci vediamo più tardi, in bocca al lupo. Grazie. Numero 15, Giulia Pavarin, 1,75 m, 17 anni, del Capricorno, arriva da Rovigo. Giulia, ci vediamo grazie. Più tardi. Grazie. Numero 16, Sofì Tandin, 1,75 m, 15 anni, della Bilancia, arriva da Porto Viro, Rovigo. E buona continuazione. Grazie. Ciao. Proseguiamo con la numero 17, Elisa Stefani, 1,70 m, arriva da Campalto. Allora ci vediamo più tardi, in bocca al lupo e buona continuazione. Ciao. Numero 18, Taji Wuyan, 1,73 m, 15 anni, dell'Acquario, arriva da Piove di Sacco. Allora, grazie. Ai nuovi volti, grazie. Scusami, Tanji. Numero 19, Carola Dall'Acqua, 1,70 m, 17 anni, della Bilancia, arriva da Rosolina. La defilé, la sfilata di portamento. Numero 20, Ellen Tiozzo, 1,75 m, arriva da Chioggia.
realizzare tutti i tuoi sogni. Buona serata. Grazie. Le abbiamo conosciute, sono le nostre 20 concorrenti. Il bis, ho sentito il bis, bravissimi, il nostro corpo di ballo S-Dance Company, eccole! Ragazzi, il vostro pubblico, andate, prendetevi questo applauso! La coreografa Sara Giurin, Valentina Nifosi, Sofia Liero, la nostra miss Giulia Gioia, Simone, Berto ed Eleonora Dolcetta. Ragazzi, prendete fiato che io continuo. Bravissimi, complimenti. Giurati, siete pronti? Perché adesso si inizia con la seconda votazione. Vedremo le nostre miss sfilare come delle vere modelle in passerella con degli abiti eleganti. Si presenteranno una alla volta e il numero lo trovate proprio sul maxi schermo. Vi ricordo sempre voti dall'1 al 10, prova di portamento. Thank you.
We'll be right back.
Con Rosolina Mare diventerà, insomma, darà l'opportunità al fotografo di diventare il fotografo ufficiale. Io ringrazierei anche Paolo Stramare. Dov'è che non lo vedo? Dov'è Paolo? È girato? È di là? Ok. Che è il fotografo ufficiale che ha vinto l'anno scorso la sfida partecipando alla tappa di Jesolo. Abbiamo anche un altro vincitore. Di che anno, Fabio? Del 2016 con Federica D'Urso, che poi vedremo anche lei sul palco. Quindi bravi, congratulazioni, perché poi è una sfida, ma è un gioco per divertirsi. Tornando a noi giurati, ultima votazione. Voti dall'1 al 10, poi fate la somma di tutti e tre e passeremo a ritirare le schede. Questa prova è la prova di posa fotografica, quindi le ragazze sfileranno, quindi avranno sempre il portamento e poi faranno delle pose simpatiche per i nostri fotografi e per il nostro pubblico. Sfileranno con i bikini di Voi Sola, un marchio beachwear giovane e sfizioso, sofisticato direi, creato e fondato dalla stilista Vanessa Lopalco, che da sempre compra, indossa e ama i bikini. I bikini li ha fatti diventare davvero dei gioielli per l'estate, quindi un bikini alla moda è per sempre. E forza il Made in Italy con le nostre 20 Miss in gara con la sfilata Voi Sola Bikini.
jeux sont faits, rien ne va plus. Avete fa oulala, buonasera a tutto il mondo. Giurati, avete compilato la vostra bellissima scheda, avete messo la vostra firma. Fai la somma veloce, Luca. Fate subito questa somma perché la nostra bellissima Giada, Miss Consorzio Sigillo Italiano, è pronta per raccogliere le schede giuria. Ragazzi, è facile, giurati, voti dall'1 al 10, quindi il massimo che contate è 30. Anna, hai fatto tutto, le donne si contraddistinguono sempre, bravissima, complimenti. Signora Lorena, perfetto. Alessandro, come... no, ok, non distraiamoli perché è difficile arrivare fino al 30. Ecco, Matteo, come sei messo? Hai quasi finito? Perfetto, bene. Luca, ti servono le dita? Aggiungo, eccole qua, vai, cosa ti servono? Anche i piedi? Allora io vi ringrazio, pubblico di Rosolina. Ringrazio anche il comune di Rosolina che ci ospita da 10 edizioni, la Proloco. Ringrazio Campello Motors con Jeep, la sede di Padova, che ci ha tenuto compagnia qui con queste bellissime auto. L'abbiamo venduta, Francesco? Al miglior offerente, 4? Al miglior offerente, bene, mi fa piacere, volevo portarla a casa io. Una super auto pitonata, in pitone nero, quindi con la pellicola nera pitonata, esclusivissima, insomma, se giro con quella mi riconoscono di sicuro. Proseguiamo con Osmowall Beauty, Promo Vetro e la Fornasotta. Ringraziamo il nostro vetraio Gabriele Urban che ha realizzato lo scettro e la corona in vetro per questa nuovissima edizione. Hotel Suite La Mosella che ci ospiterà per il reality show della finale. 4 giornate di studio, la scuola di Miss Venice Beach, per poi culminare nella serata finale che è l'11 settembre a bordo piscina, una serata di gala davvero esclusiva. Per chi vuole partecipare, tutte le informazioni saranno poi sui nostri social e sul sito internet, quindi vi aspetto numerosi come ogni anno. Ringraziamo poi i nostri partner del food, li abbiamo visti prima sul palco, a iniziare da Corai e Buoni del Mare, Consorzio Sigillo Italiano, Unicarve, Latteria Soligo con i tesori unici, l'Orto Mercato di Chioggia con il radicchio, IGP, Il Gazzettino, Caffè TV 24, G di Ferro Team, Best Magazine e You Style. Ringraziamo la diretta di G di Ferro Team, ringrazio anche Caffè TV 24, questa sera in prima serata è andata in onda la tappa di Bibione, la settimana prossima andrà in onda la tappa di Rosolina Mare. Chiamerei il presidente della Proloco e anche l'assessore al turismo Daniele Grossato e Michele Grossato, assieme alla giuria, all'assessore Anna Frassonprego, se volete accomodarvi dietro alle quinte e salire sul palco. Questa, abbiamo detto prima, è stata una tappa importante e io vorrei farla rivivere alle nostre miss che in tutto quest'anno, insomma, ci hanno aiutato, ci hanno seguito, hanno lavorato, sono cresciute, hanno imparato un sacco di cose. Vediamo se sono migliorate nella loro performance qui sul palco. È arrivata quarta nella tappa qui a Rosolina Mare, ma quinta in classifica con la fascia di Miss Mima, Irene Meneghini. Ha vinto a Caorle,
2016 sei portata a casa lo scettro e la corona. È stato il mio braccio destro in questa edizione. Si è fatta tutte le tappe, ha trovato tutte le concorrenti. È lei, Miss Venice Beach 2016, Federica Driusso. Ce ne sono altre due, le facciamo sfilare più tardi perché hanno tutti i premi. Federica, tieni bene salda la corona. L'hai già messa in testa? Ha anche fatto le foto, benissimo. Tu tieni ben saldo lo scettro. Giulia, Irene, come procede con questi, con i social? Bene? Hai fatto tutte le storie? Ti seguono? Sei diventata famosa? Quasi, bene, grazie a Miss Venice Beach. Io chiamerei il presidente della Proloco, Michele Grossato. Neanch'io non ho mai vinto la fascia, ma avrei bisogno di una pancera. Buonasera Rosolina Mare. Allora, non vi nascondo che fin a 3-4 ore fa non ci credevo che anche quest'anno Miss Venice Beach approdasse qui nella nostra spiaggia. Facciamo intanto un applauso a Elisa Pagordo, che oltre che essere bella è anche molto brava. Non è stato semplice organizzare questa manifestazione, ma tutto il calendario di eventi che abbiamo preparato quest'estate, perché per ovvi motivi, per le distanze, la registrazione, però ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta, guarda, abbiamo riempito quasi tutto e c'è un sacco di gente fuori, noi l'abbiamo invitata. Hanno paura di registrarsi? Avete paura di essere qui con l'amante? Beh, comunque lo diciamo, noi prendiamo nome e cognome, numero di telefono, sì. Poi arriva la batteria di pentole a casa. Bella, dov'è che devo segnarmi? No, scherzo, poi i dati vengono cestinati, servono ovviamente in caso di necessità, no. Ma speriamo che non serva. Io volevo ancora ringraziarti per aver scelto ancora Rosolina Mare per col tuo concorso. Abbiamo incoronato delle bellezze veramente incredibili, speriamo che Rosolina Mare porti fortuna a qualcuna di loro che magari ha voglia di spiccare il volo non solo nelle passerelle ma anche nel mondo dello spettacolo, del cinema, e chissà che la bellezza del Delta del Po, Rosolina Mare, sia di buon auspicio. Michele, lo diciamo, la nostra miss che ha vinto nel 2016 Linda Pagna adesso sta girando una fiction. Lo so. Quindi, insomma, lo sai, hai lo visto? So. Belle, brave le nostre ragazze, Rosolina porta bene, lo diciamo sempre, in bocca al lupo a tutte. E noi poi adesso abbiamo questo nuovo slogan che è sicura per natura. Sicura per natura, penso. Mi piace, bellissimo. Volevo approfittarne di questo palco per ringraziare in particolar modo l'amministrazione comunale, in primis l'assessore del turismo vice sindaco Daniele Grossato, perché insieme alla Proloco, ai volontari della Proloco, siamo riusciti. Un applauso Daniele! Siamo riusciti a garantire un po' di intrattenimento per i nostri turisti quest'estate. Vi siete lanciati alla grande, avete fatto bene, perché poi insomma il risultato lo si vede, devo dire che ogni anno si lavora sempre meglio e viene sempre più gente, quindi vuol dire che la località piace e piace sempre di più. Bene, grazie a te, complimenti. Grazie ancora. Michele, allora io chiamerei, mettiamoci qui sul lato, chiamerei tutte le miss in gara. Che c'è Giada? Vuoi fare la passerella anche tu? Scusate! E musica, Flavio! Non salto sigillo italiano! Questa classificata! Alla finale 2019, Giada Venturini!
Vediamo dove sono le nostre ragazze con i premi. Eccoci qua. Allora, vince i prodotti di Coraia, quindi i surimi, i bastoncini di mare, l'affettato, la mozzarella, la caseria della Soligo, la cesta dell'ortomercato di Chioggia, i prodotti di Osmowall, la maschera per il viso, il décolleté. Vieni qui, Kiki. Alessia, vieni, 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 vieni. Rullo di tamburi con 120 punti. Passa il turno la numero 11, Claudia H. Facciamo i saluti, ringraziamo grazie la proprietà. A voi. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale di Rosolina che ci ha ospitati anche quest'anno. Mi congratulo con Elisa grazie. Per l'organizzazione, con tutte le ragazze. Noi come Campello Motors siamo lieti di partecipare e di poter dare un contributo al mantenimento di questa bellissima iniziativa. Grazie mille Matteo. Allora, cosa regaliamo, cosa omaggiamo alla vostra miss? Anche per lei, la cesta, i prodotti dell'ortomercato, i prodotti di Coraia, la cabina di tutto e di più questa settimana cucinerà, i gadget offerti da Campello Motors nello scrigno segreto, poi scoprirà cosa c'è dentro. Anche per lei, i prodotti offerti dall'azienda Beauty Osmowall, quindi la crema per il viso, per il décolleté, la maschera e tutto l'occorrente, con 122 punti. Passa il turno la numero 15, Giulia Pavarin. Anche per te questa settimana si cucina. Vai cara, grazie. We'll be right back.
il nostro uomo di Sigillo Italiano ci ha portato in giro per tutta l'Italia. Sempre presente, mai stanco, vero Alessandro? Vince! C'è anche Giovanni, vieni avvicinati, 7 kg di costate. Gli hai messo dentro anche la battuta al coltello? Anche il coltello? Solo costate, anche... Ella la fa solo per te, Giada, ok, va bene. Quindi anche per lei i prodotti di Coraia, la cesta dell'ortomercato, i 7 kg di costate da fare. Sarà fortunata questa bellissima miss. Fermi là. Abbiamo uno spareggio. Quindi, vis-à-vis, cosa funziona? La terza e la seconda sono passate entrambe, solo che dobbiamo scegliere giurati qui live. Chi sarà la seconda e chi sarà la terza classificata? Quindi, con 129 punti, io pregherei di fare un passo avanti alla miss con il numero 1, Aisha Trevisan. Vieni Aisha. E alla miss numero 8, Marzia Colonna. Ragazze, siete in finale entrambe, congratulazioni! Adesso la nostra giuria, vis-à-vis, ci dirà se volete che passi per il terzo posto la miss numero 1 o la miss numero 8. Allora Alessandro, torna in giuria anche tu, vieni qui, giurati fate un passo avanti, le facciamo sfilare nuovamente? Che dite? Musica Flavio, passa la numero 1, Aisha! Sei sempre molto molto brava. Grazie. E a tutte le ragazze che hanno partecipato da parte di giurata, è stata veramente difficile scegliere. Sono state tutte molto brave. Posso fare una proposta? Tanta fatica a camminare con i tacchi, magari una sfilata senza tacchi tutte il prossimo scalze? Anno? Volentieri, facciamo un giro tutte scalze. Ci sto.
Allora, tieni Anna, ti lascio la coroncina da mettere in testa. Rullo di tamburi e prima facciamo un bel dopo miss. Giurati, secondo voi chi vincerà il turno e chi passerà la... Scusate, chi vincerà la fase e passerà il turno qui a Rosolina Mare? Numero? Numero? 13. Numero? 13. Numero? 10. Numero? 1. È già passata. Anna, vuoi prima di nuovo? Numero? 13. Passa il turno. Vince la fascia di Miss Voi Sola Bikini con 130 punti, la numero 13, Anastasia Nicoletti. Vieni Anastasia. Siamo qui con la numero uno, la prima classificata, tappa Rosolina, l'ultima tappa prima della finalissima. E adesso le cedo il mio microfono, perché essendo l'ultima delle tappe di questa decima edizione, decido di fare un po' la persona più cattiva e lascio a te la mano e dire tutto quello che pensi. Buonasera a tutti, sono Anastasia e sono veramente felicissima di questa vittoria, anche perché è la prima volta che partecipo a questo concorso. Ho partecipato anche l'anno scorso, solo che nel momento di sfilare è diluviato un sacco e hanno annullato tutto, e quindi sono emozionatissima, grazie di tutto. Bene, quindi sei stata la mia cavia per questo esperimento oggi. Sono molto molto contenta del fatto che tu abbia vinto questa fascia. Abbiamo fatto anche noi un Toto Miss, ho vinto. Mi è stato pure detto che dovrei giocare al Superenalotto i numeri che dico, perché ogni volta ci azzecco. Quasi quasi, ce lo dividiamo, se metto il tuo numero. Ce lo dividiamo. Beh, aspettiamo. Detto domani andiamo a giocare e poi ne riparliamo. Va bene, dai. Allora, ci vedremo alla finalissima. Certo, ovviamente. Ci vedremo lì, che farai tutte le tue cose da Miss, imparerai a stare in TV, ti insegneranno una 4 giorni full immersion davanti alle telecamere. Bene, dai tesoro, noi ti lasciamo andare, che immaginiamo che poverina su questi tacchi abbia un male ai piedi assurdo. Dai, sono comodi, non ho male. La prima Miss che non si lamenta per il male ai piedi, ragazzi, è un successo. Questa la consideriamo una vittoria. Bene, noi ti lasciamo tranquilla finire la tua serata, finire con le tue splendide foto e alla prossima. Grazie mille a voi. Ciao, siamo qui con la seconda classificata di quest'ultima tappa a Rosolina, Aisha, che si è classificata seconda. Sei emozionata? Non vedo l'ora di andare in finale? Un sacco emozionata, sì. Te l'aspettavi o proprio no? Assolutamente no. Beh, quindi questo esalta ancora di più l'emozione, quindi fra poco ti vedremo a questa finalissima. È una finale un po' strong. Te la senti o tremano già un po' le gambe? No, me la sento. Siamo forti, ci vogliamo mettere in gioco. Va bene, noi ti ringraziamo.
per aver fatto questo concorso, grazie anche per averci concesso questa intervista e buona serata. Prego. Siamo qui con la quinta classificata, Claudia, che ha vinto e direi una splendida vittoria. Abbiamo pure, lei ha fatto anche una danza molto particolare, molto molto bella durante questa selezione. Stiamo sentendo ora i fuochi di artificio, quindi lei è proprio quella che ha vinto col botto, perché li fa anche durante l'intervista. Sarai fortunata! Speriamo portino bene! Speriamo portino bene, ragazzi! Sei contenta di aver vinto questa tappa? Cioè, cosa speri per la finale? Di vincere? Sì, spero di prendermi stavolta la corona, tutto qua. Bene, quindi abbiamo già capito, ragazze, mi raccomando che appena arrivate, subito che qua inizia Claudia con la competizione, arriva e boom, vinco io. Tutto con amore, perché tra amici ci si vuole tutte bene, ricordiamocelo. Noi ti auguriamo veramente di potercela fare, Claudia, e alla prossima, ci vediamo. Sì, ma siamo qui con la terza classificata di questa ultima tappa, Marzia, come ti senti? Hai un sorriso a 80.000 denti, sei felicissima? Felicissima, sono tanto emozionata. Bene, siamo molto molto contenti per te, cioè, sarà una finalissima col botto, una finale che Miss Venice è il primo anno che fa, come ti senti a poter farne parte? Troppo contenta, emozionata, non me l'aspettavo assolutamente. Bene, dai, noi siamo veramente veramente molto felici per te. Supponiamo che comunque tutta la tua famiglia ci sarà anche alla finalissima. Mi raccomando che vai in TV, quindi compostezza, ragazzi, ci vuole compostezza in televisione. Non come me, che mi vedete sempre che faccio un po' la simpatica. Bisogna avere compostezza. Bene, tesoro, noi ti auguriamo veramente ogni bene. Ti auguriamo di raggiungere i tuoi sogni e soprattutto di vincere una fascia. E alla prossima, ci vedremo alla finalissima. Perfetto, alla prossima, alla ciao prossima. Siamo qui con la quarta classificata, Giulia, la mia omonima. Però bisogna ammettere che lei, anche lei ha vinto la fascia. Potremmo essere uguali se mi metto in bikini. Identiche, sorelle diverse. Bene, sei contenta di aver vinto questa fascia? Sono molto emozionata. Bene, dai, allora, la finale. Sì, sono molto emozionata, però mi aspetto anche tanto divertimento ed emozioni, quindi dai, alla fine la fatica per fare la valigia penso e spero sia ripagata. Quello sì, quello sì. Noi veramente amo tutto il bene del mondo, ti auguriamo anche di poter vincere una fascia e di soprattutto di realizzare tutti i tuoi sogni, perché abbiamo saputo che tu comunque hai dei sogni molto molto importanti. Infatti dopo vi metteremo anche lo spin-off con i sogni della nostra ragazza e passerella annessa. Quindi noi ti auguriamo un in bocca al lupo per tutti. Ciao e una splendida serata, ci vediamo alla finalissima. Prego. Amici, siamo qui con la regina di Miss Venice Beach. Sei senza lei ce l'ha invece la corona, è solo che non la mette, ma lei ce l'ha. Come ti senti dentro il tuo cuore? Sei Giulia, felice? Ce l'ho fatta, è stato un anno difficile, 10 candeline dovevamo però spegnerle, è stato un sogno che si è realizzato, abbiamo fatto tutto il litorale. Abbiamo finito con questa tappa di Rosolina e ora siamo pronti per la finale, quindi vi do appuntamento a settembre, non solo per una finale di gala l'11 settembre, ma per tutto il reality che anche le TV di GD Ferro Team assieme a Caffè TV 24 seguiranno. Una scuola per tutte le finaliste che insegnerà loro le basi per arrivare poi un domani a realizzare i propri sogni. Quindi vi aspetto, sempre connessi in diretta, Miss Venice Beach è sempre nel vostro cuore e voi nel nostro. Bene, detto questo, a malincuore, ma ci vedremo a questa splendida finale. Io e Elisa vi diamo un bacio e vi salutiamo e vi aspettiamo numerosi alla finalissima in diretta con noi. Ciao amici di GD Ferro Team. Venerdì 11 settembre, Hotel La Mosella, Sottomarina. Ciao! Ciao amici!